una storia pericolosa che è passata di bocca in bocca, ma nessuno sa da dove comincio. È una storia pericolosa, fatta con trucchi e ciarlatani, che una notte di pioggia ci portò. E se le stelle in quella sera non dissero un bel niente, è perché non si vollero immischiare in una storia dove c'entra bene o male anche il silenzio. Quando si parte no, non si può più tornare. C'è chi urlò, io l'ho visto e se volete lo proverò. E mentre urlava spalancò le gambe. Un tipo con due grandi baffi disse: quella non è una prova, ve lo dico io che lo conosco già da un'ora. E non cercare di capire cos'è nascosto dietro a quella faccia fatta di inchiostro sopra il comodino. Cattive notizie, state tranquilli, se n'è andato. L'edizione del mattino. Quando il cielo si squarciò con un lampo sopra i muri, ci fu qualcuno che incominciò a tremare. Quando il telefono squillò dentro a un attico affollato, con il cantante che impaurito partì stonato. E se l'inchiostro che ora scorre fosse chiaro come un fiume, se le notti fossero d'amore, si potrebbe anche scoprire la sua faccia a due colori, con chi ha voluto uccidergli anche i sogni. Come i segni sulla pelle, c'è chi corre a comprarsi un raffreddore. C'è vento forte a Capo Horn, faccia buon viaggio capitano e prenda a calci il suo sogno americano. E si sapeva, urlò il nostromo, che aveva un naso troppo grande, chissà che strada avrebbe preso quel mattino. Cattive notizie, gli occhi impauriti, sembrano quelli di un bambino. È una storia pericolosa che è passata di bocca in bocca, ma nessuno sa da dove comincio. È una storia pericolosa fatta con trucchi e ciarlatani, che una notte di pioggia ci portò.